qui per vedere un'idea, noi non è che ci interessa uno schema, una soluzione che sarebbe limitativo. L'idea è una filosofia di gioco. Zema è stato un grande maestro per tutti noi, anche per la mia generazione, siamo andati a imparare lì, così come per l'organizzazione difensiva siamo andati a scuola di Sacchi, e quindi per questi ragazzi, per questi giovani che stanno cominciando ora, avere che entrare in contatto con una filosofia di gioco diversa, credo che sia importante. Importante soprattutto vedere che cosa c'è a monte della prestazione della domenica, dell'arrivare alle prestazioni che ci sono in Toscana, vedere il lavoro che abbiamo fatto in settimana. Parliamo un po' del campionato di Serie B. Il Pescara reduce da questo successo roboante a Padova, in precedenza però l'aveva persa anche con squadre di medio-bassa classifica, significa che Zeman non cambia mai. La squadra che pensa al risultato attraverso il gioco, attraverso l'ostacolo, che cura meno degli altri quello che è l'aspetto difensivo, perché vuole avere una mentalità difensiva, creare occasioni da gol, attaccare in continuazione, scoprendosi anche, quindi ci sta che questa partita possa essere persa. Però questa è una squadra che ha grandi valori individuali e alla base una grande organizzazione di gioco. All'interno di questo, un campionato lungo come quello di Serie B, ci sta anche ad avere un periodo. La squadra chiudiamo con il calcio malato, anche i fatti di Genova. Ma suo allenatore come si pone di fronte a queste vicende, calcio scommesse, morti in campo, adesso i tifosi che comandano? L'associazione allenatori si pone nella posizione che ognuno deve fare la propria parte, non deve fare calcio gol. Gli allenatori in società, se si pensa che la possa risolvere una componente sola, si sbaglia. Noi in Italia abbiamo una Costituzione che ci garantisce, e bisogna ricordarsi che chi viene meno a questi valori deve pagare. Questa Costituzione dice che io devo essere rispettato nel luogo e nel tempo di lavoro. Quando noi si gioca e quando noi ci si allena abbiamo diritto ad essere rispettati. Punto. Dopo sta la sensibilità del calciatore, dell'allenatore, se vuole entrare in contatto. Io l'ho fatto quando venivo in contatto con i tifosi, perché no? A me veniva meglio con gli anziani, che con cui parlavo serenamente, anche lo facevo, perché l'allenatore è un personaggio pubblico, si ferma la passata e mi spiega, no? Parli con lui. Mi sembra normale, mentre lavoravo non l'ho voluto nessuno dentro, perché credo che ognuno di noi come cittadini si abbia diritto al rispetto, ripeto, del luogo di lavoro mentre lavora. Grazie. Nuovo. Passo, non sta? Andiamo giù? Vediamo se c'è qualcun altro. Non credo che tu sia stato una battuta anche a noi, sì. Volante, grazie, ha perso qualcosa. Pino. Intanto vi faccio... Sembra, lo dicevamo anche prima con Olivieri, è il nuovo o il vecchio del calcio? È
il vecchio che avanza? Vecchio sì, perché è vecchio, però le idee sono sempre valide, forse è stato sempre avanti rispetto agli altri. È una cosa su tutti, mi fa sorridere, poi insomma, ci faceva marcare a zona le palline attive, adesso praticamente è moda, però stiamo parlando di 20 anni fa. La B dice che il Pescara è una squadra che può vincere facile, come ha fatto venerdì a Padova, poi magari perdere anche con squadre di medio-bassa, significa appunto che Zeman è sempre lo stesso? Beh, sempre lo stesso che offre spettacolo, però non credo che sia solo una questione del Pescara, è la categoria che è così, che non dà nulla di scontato, si può vincere, si può perdere, si può fare risultati su qualunque campo, c'è un equilibrio particolarmente impressionante, perché è proprio la categoria che è così e non riguarda, credo, solo esclusivamente il Pescara. Gubbio, che parentesi è stata? Tra l'altro sabato c'è proprio Gubbio Pescara. Beh, per me è una grande esperienza formativa, è chiaro che speravo che fosse un po' più lunga, troppo breve, però mi servirà come lezione per una crescita professionale. Grazie, prego. Lo vedo con un due spade, lo vedo. Non per tutti sono venuti qua in maggio a vostra. Massimo Salvatore Giù Federico, ecco,
Perugia, Liga Leone, Milan, poi ci sta Davide Nicola, appoggiato lì, guarda. Ecco, questa la stringe la mano. Ah, io... Ciao, grazie. Ciao, poi, ciao. Continuiamo a volo. Ciao, vai. Allora, Alberto Zauri già l'ha iniziata la carriera di allenatore, non benissimo nella sua Fano, vero? Sì, l'anno scorso ero lì a Fano, ho finito quattro giornate prima della fine. Quest'anno mi è capitata una grandissima occasione a Reggio Emilia da gennaio. Siamo in zona retrocessione, adesso ci manca un solo punto, ci siamo abbastanza tratti fuori, quindi è un'altra grandissima esperienza che mi porto lì. Zauri, piedi buoni, gioca al calcio come Zeman? No, beh... Zeman penso sia unico, io penso che tanti abbiano, noi adesso tutti studiano, tutti, però penso che il segreto di Zeman pochi l'abbiano individuato, perché tanti provano a imitarlo ma nessuno con i risultati che ottiene lui, quindi dopo c'è di fronte la persona, il personaggio, il carisma di ognuno di noi che trasmette e quello non si copia. La fase difensiva c'è da prendere di Zeman, una battuta? No, ma sì, è una battuta tra virgolette, nel senso che se si vuole una squadra d'attacco offensiva, che tutti i giocatori partecipano alla fase d'attacco, è normale e la coperta può essere corta, però va sempre messo sul piatto della bilancia i pro e i contro, e quindi penso che nel bilancio delle squadre di Zeman ci siano più i pro che i contro, quindi è giusto che questa mentalità l'abbiano adottata i giocatori e si vede dalla convinzione con la quale fanno le cose. Okay. Grazie, ciao ragazzi, grazie, ciao. Grazie, grazie, ciao. Oh. Allora, dalla luce. Piglia, va. Anche perché io però... Senti un po'. Eh? Ma mo, quando me li dai? Questo te lo posso girare. Appena chiudiamo, perché lo leggo la cartella sulla là, però questo si sta a fare il MOV, questo no, non è l'MP4. Si sta a fare l'MP4, legge. No. Allora butta tutto là dentro, va bene? Sì. Grazie, quello che devi fare a Luca. Ringrazio. Grazie a voi. Ciao, io scappo. Ciao, ciao, ciao. Vai sulla gente, vai sulla gente, vai, vai. Stare con... No, no, stanno qua.
riesci a saltare. Quello qua mi sta rimandando. Vogliamo fare con niente. Dai! Quello che ti fai? Io sono in campo. Mister, possibile le due domande. Buonasera mister Remondino, anche lei appoggio degli Ulivi a seguire gli allenamenti di Zeman. In cosa il calcio di Zeman è attuale al giorno d'oggi, nel 2012? Un gioco spettacolare con l'intensità del gioco che dà, della qualità sempre della manovra, per cui è attuale da vent'anni, per cui un calcio da noi allenatori interessa e vogliamo apprendere tutti. Il calcio italiano dopo il grave lutto di Morosini sembra aver già dimenticato la tristissima settimana archiviata con i fatti di Genova che ci portano alla triste realtà. La sua opinione in tal senso? La stupidità, l'ignoranza va oltre tutto, è inutile commentare questo. In conclusione, Pescara le evoca cattivi ricordi in merito alla famosa volata promozione di alcuni anni fa, un triennio fa. La sua opinione per la volata playoff o volata accesso diretto in Serie A, in Serie B? Ah, direi che insomma bene o male si riproduce quello che si ripresenta nella situazione di tre anni fa, per cui Pescara e il Verona, la Verona sono lì attaccati, per cui bisognerà vedere chi la spunta. Io dico Verona perché conosco la piazza di Verona, so la forza che ha la squadra e l'abitudine soprattutto che hanno di rimanere davanti. Grazie mille mister, arrivederci. Ricordiamo che siamo in diretta dal Poggio degli Ulivi, oggi è una giornata particolare perché non c'è solo l'allenamento del Pescara, ma proprio in occasione dell'allenamento del Pescara gli allievi del master di Coverciano, allenatori di primo livello UEFA, sono in una due giorni pescarese per un convegno e per ammirare le tecniche di allenamento di mister Zdeněk Zeman. Manca Roberto Baggio che dopo la mattinata, dopo la lezione teorica del mattino, le indiscrezioni ci dicono essere ritornato al proprio domicilio. Quindi, contrariamente a quanto tutti ci aspettavamo, Roberto Baggio, l'uomo probabilmente più atteso, non è al Poggio degli Ulivi. Cercheremo di carpire anche qualche tifoso, qualche opinione del tifoso, per scendere anche un po' più sul piano pescarese di questo rush finale. Giancarlo Febbo, siamo in diretta, due parole, avevo detto che avevi preso qualche tifoso ma vi prendo, quindi non scappate. Siamo in diretta, Giancarlo. Non sono i tifosi, questi sono i giocatori della mia squadra di calciotto, sono fortissimi. E allora scusa se Ubi Maior minor cessat, andiamo dai campioni e dopo dal tecnico. Com'è Giancarlo Febbo come allenatore? Un grande allenatore, meglio di Zeman addirittura. Quindi se noi siamo grandi giocatori è il merito suo. Ma dici così perché poi non ti fa giocare, no, oppure no, perché no, ci credi no, veramente? No, veramente. Sono disposto a metterci la faccia con lui, un grande allenatore. Banda alla goliardia. No, presumo che tu sia presumo tu sia un tifoso del Pescara. Vabbè, dopo la goleada di Padova, rush finale, sensazioni positive oppure hai ancora paura di qualche flessione improvvisa? No, positive sono sempre state positive, poi i passi falsi ci stanno, il calcio però ha sempre espresso il suo gioco Zeman e il Pescara, quindi siamo fiduciosi, sempre fiduciosi. Grazie mille, passiamo a Giancarlo con il quale mi sono permesso di scherzare perché siamo amici. Come ha detto Pecchia, che è uno di quelli che sta facendo il corso allenatore, se il Pescara ha già superato il suo momento critico, io penso che sì, sinceramente, dopo la partita di Padova dovrebbe essere una delle due che va in Serie A direttamente. Io sono rimasto impressionato perché con la mia veste duplice anche di allenatore, effettivamente una squadra che riesce a tenere un ritmo così, se ci fate caso tante partite si vedono quando la squadra magari nel primo tempo fa benissimo, lo stesso Pescara di quest'anno quando la BWF il primo tempo ha fatto 5 gol, poi ha un calo, invece è andata in crescendo, una cosa impressionante sinceramente. Tu che per il Corriere dello Sport e per tutte le altre tue collaborazioni segui in modo puntuale e costante il Pescara, volevo dare questa opinione proprio sulla partita di Padova. Quanto il Pescara
è stato aiutato nella sua prestazione straordinaria dalla pochezza del Padova, o quanto il Padova sia stato ridimensionato dalla prestazione straordinaria del Pescara? No, secondo me è la seconda ipotesi che tu hai paventato, perché il Pescara non è stato aiutato dalla pochezza del Padova, perché il Padova è una delle migliori squadre di questo campionato. È chiaro che ultimamente tutti gli avversari del Pescara hanno trovato facile la locazione di questa difesa ampia a 5 che coprono tutti gli spazi, però siccome non tutti possono farlo, perché magari tu giochi in casa, tu sei in Padova, hai speso tanti soldi e devi provare ad attaccare, vai in difficoltà, perché il Pescara è chiaramente stato stoppato soprattutto da questo aspetto, cioè dall'atteggiamento ostruzionistico delle altre squadre. Poi ci sono state delle partite tipo quelle di Ascoli che hanno lasciato molti dubbi, nel senso che tanti si sono lamentati dell'arbitraggio, io invece mi sono lamentato dell'atteggiamento, perché Pescara quando è al completo è una macchina perfetta, però se non hai Verratti, se non hai Immobile, magari l'attacco non incidi, la tua difesa alta, se l'attacco non è incisivo, non aggredisce, può diventare autolesionistica. Ma quando l'attacco è quello di sabato scorso, di venerdì scorso, scusami, sono tutti molto, molto aggressivi, molto determinati, e allora c'è poco. È chiaro che ultimamente Zeman ha creato questa soluzione di far giocare Caprari a destra e a destra, che secondo me dà un pizzico di equilibrio in più, perché Sansovini in casa fa bellissimi tagli, però in trasferta, diciamo, proprio per sue caratteristiche gioca meno palloni rispetto a quello che fa Caprari, quindi secondo me è andata una sistemazione ideale. Hai citato due giocatori, Immobile e Verratti, che fanno parte dello storico poker bianco-azzurro in Under 21. Sì. Cosa mai successa? Di questi quattro calciatori, a tuo giudizio, valutando in prospettiva, sì, quale tra questi può avere una carriera ad altissimo livello? Guarda, tutti dicono Insigne, e io anche per, diciamo, per qualcosa di nostrano penso che alla fine la carriera migliore potrebbe avere Verratti e Caprari, perché Insigne e Immobile si stanno giocando molto del modulo di Insigne. Quando capiterà, per esempio, mi sembra che Insigne nell'amichevole non giocherà come esterno alto di sinistra, ma farà il centrocampista, e lo stesso Immobile si esprime come si esprime in squadre che tutte votate all'offensiva, ma capiterà anche Immobile a giocare in squadre dove magari fanno il 4-2-2, 4-4-2, oppure gioca il 4-4-1-1, quindi sarà l'unica punta, dove soffrirà un po' di solitudine. Io sono convinto che Verratti e Capuano avranno sicuramente una grande carriera. Da allenatore, no, in questo senso, seriamente, da allenatore, Insigne, fuori dal 4-3-3 Zemagnano, hai appena detto giustamente che Ferrara lo vede esterno di centrocampo. È possibile secondo te invece che nel calcio maggiore possa ritagliarsi in altri moduli che non siano il 4-3-3 un ruolo da seconda punta alla Baggio, il grande assente di quest'oggi, tanto per intenderci, qua per il master di Coverciano, o alla Del Piero, al quale lui ad esempio si ispira? Sì, è possibile sicuramente, però lui ha delle caratteristiche diverse, cioè nel senso che lui è devastante con le sue accelerazioni, quando punta l'uomo di fare gli scatti ripetuti in faccia, è uno che ti sfinisce proprio con la sistematicità della sua giocata. Da un punto di vista tecnico è sicuramente molto, molto forte, però onestamente secondo me 4-4-2 vedrei soffrire un po', sia come esterno di centrocampo sia come seconda punta, soprattutto in Serie A dove le marcature sono diverse. In questa intervista circolare chiudiamo un po' da dove siamo partiti, ossia dal Pescara in generale, proiettiamoci al futuro. 6 partite e mezzo alla fine, tra queste qual è quella più insidiosa secondo te? Sono tutte insidiose, l'abbiamo visto perché... Non devi rispondere alla Zeman, no, però per piacere. Perché hai visto il Gubbio che cosa ha fatto in casa del Sassuolo, le partite sono tutte insidiose perché adesso gli obiettivi si diversificano, c'è chi gioca per la promozione, c'è anche chi gioca per la salvezza, poi quest'anno in particolare siccome c'è diciamo l'appendice del calcio scommesse, quindi nessuno sa chi può essere retrocesso, quindi magari già essere ultimo o penultimo ti cambia, quindi le squadre sono tutte partite difficilissime. È chiaro, sarà difficile a Gubbio, sarà difficile con Vicenza,
Però questo aspetto, mi piace sottolineare questo aspetto che hai appena citato, perché questa sorta di vivere in bilico non sapendo gli esiti di Calciopoli potrebbe anche costituire un aspetto positivo per il calcio italiano, perché ci mettono a tacere le cosiddette partite parlate di fine stagione. Infatti io presumo che sarà un finale di campionato diverso dal solito, se di questo sono ovviamente molto contento. Per quanto riguarda il pronostico, che devo dire, il Verona sembra che abbia il calendario più facile, il Torino dovrebbe essere avvantaggiato, però il Pescara, se gioca come a Padova, è capace di vincere tutte le partite, quindi io onestamente il mio pronostico sarebbe quello di vedere Pescara e Torino promossi direttamente in Serie A. Per quanto riguarda la zona di retrocessione, sono tutto da vedere, anche se diciamo BLF, Nocerino e Cubo mi sembrano abbastanza compromessi. E chiudiamo allora con una battuta, speriamo di sancire la retrocessione del Cubo a partire da domenica prossima, dai, facciamo i partigiani. Speriamo di dare seguito, perché adesso ovviamente Pescara va lì con tutti i favori del pronostico, non sarà una partita facile, però ecco, dare seguito alla partita di Padova, ripeto, sarà un segnale molto importante. Grazie mille Giancarlo Frebbo, e andiamo da Francesco Del Zoppo, un amico di ForzaPescara.tv. Buonasera Francesco, ti rapiamo in diretta. Diretta. Sì, siamo in diretta. Vedi i grandi mezzi di ForzaPescara.tv, la voce dei pescaresi uniti per questa diretta. Francesco, tu che da 4 anni non salti un allenamento del Pescara, come ti spieghi che al master di allenatori vengono a vedere quello che è l'allenatore più vituperato degli ultimi anni, Zdenek Zeman? Che cosa è nuovo Zeman ancora oggi nel 2012? Zeman è l'allenatore più vecchio che sta allenando in Italia, ma è sempre più innovativo di tutti, perché quel calcio che faceva 30 anni fa tuttora lo sta riportando in auge, anche perché il suo gioco non muore mai, è un gioco spettacolare, un gioco che dà frutti, tanto più che adesso la squadra è prima in classifica, anzi prima in classifica. Stiamo per raggiungere quel traguardo che ci siamo preposti a gennaio, mi sembra che la squadra stia perseguendo quell'obiettivo. Hai visto tanti allenatori passare qui al Poggio, hai conosciuto tante metodologie di allenamento, poi sappiamo che fai anche l'osservatore, quindi giri Italia in lungo e in largo alla ricerca di nuovi talenti. Se dovessi fare il tuo allenatore ideale, prendendo una caratteristica da uno e una caratteristica da un altro, modellaci il mister ideale secondo Francesco Del Zoppo. Il mister ideale, per quello che ho visto in questi tanti anni di possibilità che ho avuto di vedere allenatori, secondo me il migliore adesso in questo momento è sicuramente Zeman, ma lo è stato anche Galeone nei momenti in cui lui aveva per svariati anni avuto la possibilità di allenare squadre Serie B e Serie A. Galeone è stato uno tra quelli innovativi, e quindi con un gioco spettacolare che dava i suoi frutti e faceva innamorare la gente. Zeman è uno di questi, era un allenatore che faceva per noi, è un allenatore che ci dà spettacolo. Veniamo al Pescara e a questo rush finale del campionato, subito la trasferta di Gubbio. Ripartire dalle cose buone fatte a Padova oppure dimenticare Padova come se non fosse mai esistita? Secondo te, a livello psicologico, come dovrebbe accostarsi il Pescara a questa trasferta e al rush finale? Dimenticare Padova, ripartire da una condizione che è quella che comunque questi ragazzi non hanno mai mollato, anche se abbiamo avuto un periodo di crisi che tutti sappiamo dovuto a che cosa, però la squadra non ha mai perso la sua, le sue possibilità, le sue caratteristiche, la squadra non ha mai perso lucidità, se vogliamo. È una squadra che era stata preparata bene, tuttora stiamo vedendo i frutti del grande lavoro fatto da Zeman, e tanto più in questo periodo qua la squadra secondo me darà ancora di più, perché sbloccatosi nel morale, sbloccatosi anche sulla questione psicologica, la squadra in questo momento è in una ripartenza ideale, quindi ripartire da Gubbio per poter attaccare le prime posizioni. Il collettivo è l'arma principale di questo Pescara e tutti lo sappiamo, però è chiaro che ci sono gli uomini copertina, segnatamente i 4 azzurrini, che carpiscono le luci della ribalta e i titoli sui giornali.
Se invece Francesco Del Zoppo dovesse individuare un uomo fondamentale, non tra coloro che sono sulla bocca di tutti, chi individuerebbe quest'uomo? Questa è una squadra che non esprime un singolo, questa è una squadra che ha un collettivo, gioca di squadra e i risultati si vedono. Quando giocano tutte 11 come hanno giocato a palla, è una squadra che non lascia niente in campo, è una squadra che va tutto, una squadra che sa esprimere il proprio gioco, ma sempre col collettivo giocando di squadra. Se, guarda, non è vero assolutamente che magari questi quattro giocatori che sono stati convocati in nazionale, se non dovessero giocare è chiaro che la squadra perderebbe qualcosa, ma sono dei giocatori che danno quella qualità in più alla squadra. Però se il collettivo è sempre quello, è un collettivo che dà sempre i risultati, è un collettivo straordinario. Vista la tua conoscenza calcistica e dell'universo biancazzurro in modo particolarizzato, concludiamo facendo una piccola panoramica anche sul settore giovanile ed in modo particolare sulla Primavera, che ha vissuto una stagione, e mi limito solo ai risultati, quantomeno avara, e tu sono il turismo. Guarda, questi due anni bisogna completamente dimenticarli per quanto riguarda il campionato Primavera e il campionato Beretti. Purtroppo la società, per poter realizzare il pareggio di bilancio, questi due anni non ha investito un centesimo sul settore giovanile. Il settore giovanile lo ricominceremo a vedere dal prossimo anno, quando la società potrà investire qualcosa in più rispetto a questi due anni che non è stato così, e incominceremo a vedere dei frutti. Ci sono anche degli elementi di qualità che possono emergere, ce ne sono nei giovanissimi, ce ne sono negli allievi, c'è qualcuno nella Beretti e qualche altro anche nella Primavera, ma so per certo che quest'anno era un anno, diciamo, transitorio. L'anno vero e proprio dove si faranno i conti nel vero senso della parola sarà il prossimo anno. Ultimissima, un nome secco sul quale scommettere. Dei giovani? Beh, c'è Vetturini che gioca negli allievi ed è già un ragazzo che fa parlare di sé, addirittura la Juventus sta cercando di poterlo prendere. Ce ne sono altri, c'è un ragazzino dei giovanissimi, per esempio Iorio, una mezzala, altro che mezzala, un trequartista se vogliamo, un ragazzo di grande qualità, ma ce ne sono tanti altri che in questo momento non mi vengono in mente, ma ci sono dei ragazzi interessanti. Il futuro sorride ai biancazzurri, scusate, grazie Francesco, e buona visione da una partita da una parte e l'allenamento biancazzurri all'altra. Vi ringrazio di tutto, e siete sempre degli amici. Grazie a Francesco. Come dicevo, con Francesco abbiamo una partita alla nostra destra i giovani, mentre alla sinistra, sotto gli occhi vigili dei partecipanti al master di primo livello, al corso, super corso di Coverciano, il master, c'è la squadra biancazzurra che sta facendo il primo allenamento settimanale. Sentiamo ancora qualche altro tifoso, è possibile disturbarla? Siamo in diretta. Buonasera. Allora, sappiamo che lei è un tifosissimo del Pescara che è sempre o quasi sempre al Poggio degli Ulivi a seguire le sorti biancazzurre. Quasi sempre, diciamo, principalmente il pomeriggio, perché la mattina impegni familiari purtroppo, però il pomeriggio è sempre presente. Crisi del Pescara archiviata dopo Padova, oppure lei è ancora un po' preoccupato del famoso famigerato calo fisico, mentale, atletico? Per me la crisi del Pescara non è mai esistita. Sì, sono fattori contingenti che hanno causato, diciamo, quel piccolo calo più psicologico che atletico. Dimostra il fatto che i crampi le prendono le squadre avversarie, i giocatori avversari. Il migliore fino ad oggi tra i calciatori biancazzurri secondo lei? Il Pescara. Pescara nel complesso. Pescara. Grazie mille. E continuiamo la nostra ricerca ed è bello perché oggi vediamo ci sono anche bambini in mamme con bambini al seguito e c'è una persona che volevo sentire in diretta.
ex capitano della primavera del Pescara, Simone Delli Rocini. Buonasera. Buonasera a te, Luciano. Anche tu al poggio. Non c'è Robby Baggio, ma c'è Zeman di Il Suo Pescara. Forse anche più interessante. Sicuramente, dai. Bello, bello da vedere. Dici la tua su questa stagione e soprattutto sul rush finale. Stagione sicuramente al di sopra di tutte le aspettative dei più. Adesso speriamo che venga coronata con la promozione. Parliamo dei singoli, uno che ti ha stupito in senso positivo ed uno che ti ha stupito in senso negativo. Sicuramente Verratti, in senso positivo, cioè, c'è stata la consacrazione di questo ragazzo, l'ho visto crescere proprio da ragazzino, il settore giovanile e tutto ciò che si dice di bene di lui è meritato. In senso negativo invece non penso di dover nominare nessuno. Qualcuno sostiene che si aspettava qualcosa in più, ad esempio da Cone. Tu di che opinione sei? Ma un ragazzo giovane, sicuramente avrà tanti anni ancora per dimostrare il suo valore. Sappiamo che alleni anche i bambini, se non erro del Monte Silvano, giusto? Monte Silvano Colle, sì. Quest'anno abbiamo iniziato questa avventura divertente e formativa con un sacco di bambini, con tanti amici. In che cosa ti ispiri a mister Zeman, sul piano tattico e sul piano umano, se ti ispiri a lui in qualcosa? No, devo imparare ancora tutto, per me è semplice divertimento, vivo di lavoro, quindi per me è pura passione. Lui sul piano umano è sicuramente un esempio da imitare, soprattutto con le brutte notizie che si sentono, calcio scommesse eccetera. Sicuramente un esempio da imitare dal punto di vista proprio umano, etico e professionale. Chiudiamo con una riflessione sul settore giovanile. Tu sei stato uno della nidiata di Mascio, nidiata favolosa che ricordiamo tutti, nei suoi anni biancazzurri è riuscito anche a cogliere una finale scudetto contro la Lazio. Di contro, in epoca moderna e contemporanea, il settore giovanile del Pescara, quantomeno a livello di primavera, non sta vivendo una grandissima stagione. La tua opinione? Mister Cetteo Di Mascio, non lo scopro io, è stato forse il miglior allenatore del settore giovanile d'Italia per anni, ai tempi della Renato Curia al Pescara, per cui io sono stato tra quelli che hanno avuto la fortuna di averlo come allenatore. Questo senza nulla togliere a Tonino Di Battista, però i risultati parlano e sono davanti agli occhi di tutti. Mi dispiace che non ci sia stata la possibilità per voi di continuare con il Pescara. Penso che a rimetterci siano stati un po' tutti e due, insomma. Grazie a Simone Delli Rocini, buon proseguimento. Io attendo lumi dalla regia, come si dice in questi casi, sul da farsi, ricordandovi sempre che questa sera le 20:30 ci sarà Pronto Pescara con Gianni Russoso. Sempre su www.forzapescara.tv, diretta live YouTube. Il Pescara nel frattempo sta continuando nei suoi esercizi atletici, così come ogni ripresa degli allenamenti settimanali. Ricordiamo questo, il programma della settimana. Il programma della settimana prevede oggi il programma settimanale degli allenamenti prevede quest'oggi lunedì 23 aprile seduta pomeridiana, domani martedì doppia seduta, mattina 10:30, pomeriggio 16:30, mercoledì seduta pomeridiana 16:30, giovedì doppia seduta 10:30, 16:30, venerdì 10:30 rifinitura con a fine seduta conferenza stampa consueta pregara di mister Zdenek Zeman. C'è un po' di delusione sugli spalti per l'assenza di Roberto Baggio,
mentre Massimo Mucciante dal Ceto Antonati stanno facendo vedere i corsisti. Riconosciamo Filippini, Piovani, abbiamo sentito già Remondina, Pecchia, Zauli, c'è il decano e il presidente Ulivieri, al quale si sta avvicinando adesso Paolo Renzetti dell'Ansa, c'è Valerio Bertotto, ex difensore dell'Udinese, storico capitano dell'Udinese, Davis Mangia, ringraziamo anche Mauro Di Matteo che sta spulciando un po' la lista dei presenti, Giampiero Piovani, e insomma è un bel parterre de roi dei campioni di ieri che magari saranno gli allenatori del domani. Sappiamo benissimo che non tutti avranno una carriera d'élite, qualche altro avrà una carriera di livello inferiore rispetto magari alla massima serie o alla cadetteria, qualche di un altro cambierà anche mansioni, però probabilmente questa è la classe degli allenatori del domani, ripeto, essendo il master di primo livello. Il Pescara intanto prosegue il suo allenamento, divisi in due sottogruppi, la truppa biancazzurra, giri di campo, come ogni ripresa allenamento di inizio settimana la parte principale è dedicata all'aspetto atletico, mister Zeman all'interno del cerchio di centrocampo assiste al lavoro dei suoi uomini, tranne i portieri che magari Massimo Mucciante ci farà vedere tra poco. I portieri stanno svolgendo il lavoro specifico agli ordini di mister Cangelosi, e qui mi preme anche ricordare ancora una volta il compianto Franco Mancini, un'assenza umana oltre che tecnica veramente pesante, e tutti quanti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo lo portiamo nel cuore, e se dovesse essere centrato il grande obiettivo di questa stagione, la dedica sarà per lui oltre che per Pier Mario Morosini. Torna Massimo Mucciante con una panoramica dei presenti. Aspettiamo che Paolo Renzetti dell'Ansa finisca la sua telefonata e poi importuneremo anche lui dopo aver fatto la stessa cosa con Gianfranco Sè. Interviste di Sergio, Pecchia, Sergio Cinquino, siamo in diretta, possiamo rubarti agli schermi Sky per due battute. Molto volentieri, anche perché Poggio degli Ulivi in questo contesto è sempre molto piacevole, un grande movimento, grande interesse nei confronti di Zeman. È sicuramente un momento importante non soltanto per il Pescara come squadra, ma anche come città e anche come evento sportivo, quindi da questo punto di vista molto bene. I detrattori di Zeman sostengono che faccia più notizia il personaggio Zeman del tecnico Zeman. Adesso penso che non sia un problema, nel senso che le due cose vanno di pari passo. Ovviamente Zeman è un personaggio di caratura senz'altro superiore, ma lo è proprio e soprattutto nel momento in cui si conferma un allenatore di caratura superiore, quindi da questo punto di vista penso che siano due aspetti della stessa medaglia, della stessa persona, così come del resto
è stato dal primo giorno, ma anche e soprattutto in virtù del fatto che Pescara dal primo giorno ha cominciato subito a fare risultati. Sergio Cinquino segue tutte le partite del Pescara essendo il telecronista ufficiale di Radio Delta, ovviamente oltre che per Sky. Padova un 6-0 secco, una vittoria storica. È stata la migliore prestazione al di là del roboante punteggio finale del Pescara o hai nella memoria una partita ancora migliore sotto il profilo tecnico-tattico del Pescara? Non ho nella memoria una partita migliore, penso che sia stata senz'altro la miglior partita forse di sempre nella storia, nella storia del Pescara, una partita cominciata subito benissimo per il Pescara, anche se non è riuscito a trovare subito il gol che avrebbe meritato, poteva finire anche 9-0, 10-0, in Radio Cronaca del resto all'inizio anche c'era il taglio da dare a Radio Cronaca, considerando quello che era successo la settimana precedente non poteva essere certamente enfatico, però poi diciamo nel corso della partita inevitabilmente l'entusiasmo c'è stato per una partita davvero davvero storica, una partita che io ricorderò sempre anche per il numero di caffè che ho preso il giorno dopo a Padova, perché entrando la mattina in qualunque bar si parlava solo di questo, c'era addirittura un giornale che titolava Mattanza, la Mattanza con la Z di Zeman, come se fosse la Z di Zorro, e poi chiaramente è stato entrare nei bar, insomma si parlava solo di quello, quindi la curiosità diciamo così giornalistica mi portava a entrare per sentire più volte quello che si diceva. Ho esagerato un po' con il caffè, ma per il resto è stata veramente una giornata storica. Chiudiamo con i fatti che hai appena citato tu e che sono ancora scolpiti nella memoria di tutti, ossia quelli di Pier Mario Morosini, o quasi tutti, perché giudicare da quanto è successo ieri a Genova con un colpo di spugna, i buoni propositi e tanti buoni aspetti sembrano essere stati cancellati in un nanosecondo. Certamente è stata una cosa brutta da vedere, anche per quello che stavi dicendo tu, cioè che sembrava aver visto non esserci più bandiere, non esserci più colori, tutti uniti anche dal dolore, nel senso anche in questo caso positivo del termine, e poi con un colpo di spugna sembrava essere tutto azzerato. Questo è stato senz'altro brutto, penso che sia il caso di prendere anche decisioni importanti per cercare di fare in modo che anche in Italia si possa arrivare a fare quello che hanno fatto anche altre nazioni italiane ed europee, che hanno preso decisioni drastiche e stanno vivendo da questo punto di vista situazioni migliori di quelle italiane. Grazie mille a Sergio Cinquino, lo lasciamo al suo lavoro. E ci chiedono chi è il Sergio Cinquino di Sky, giornalista. E mentre Mauro Di Matteo, che si è alternato a Massimo Mucciante alla telecamera con l'arcidotto Donati alla regia e alla supervisione web, ci continuano a far vedere le immagini dell'allenamento biancazzurro. Ricordiamo che stiamo proponendo su forzapescara.tv, con la collaborazione della voce dei pescaresi, parte dell'allenamento del Pescara, al quale oggi stanno assistendo i corsisti di primo livello, il master di allenatori del calcio italiano. C'è tra i tanti, c'è Davis Mangia, che adesso carpiamo. Come lei, in Serie A, da allenatore che ha avuto comunque già un'esperienza importante, seguire Zeman, gli allenamenti di Zeman, cosa significa? Io penso che quando un allenatore pensa di non aver niente a imparare è meglio che smetta, quindi io poi per tutto sono un allenatore giovane e penso che venire a vedere lavorare una persona che comunque insegna calcio penso che sia una cosa da fare assolutamente, è una buona, una grande opportunità, e quindi si viene perché si ha voglia sempre di imparare.
diceva prima con alcuni colleghi che probabilmente in Italia non ci sono allenatori come Zeman, o comunque non ci sono squadre che giocano come Zeman. Ci sono squadre che giocano bene a calcio in Italia, però il modo particolare che ha il Pescara di Zeman è, o meglio, il modo particolare che hanno le squadre di Zeman, penso che probabilmente anche giustamente non è replicabile e nessuno prova o riesce a emularlo. Pescara Verona con il Torino primo, Pescara Verona lotta per questo, probabilmente per questo secondo posto che vale il salto diretto in Serie A. Secondo lei, insomma, chi ha le maggiori chance? Bella domanda, bisogna avere la sfera di cristallo. È aperta, secondo me, Torino, penso perlomeno, Torino, Pescara, Verona e Sassuolo, penso che siano le quattro che si giocheranno i due posti per andare su dirette a sto punto. Però è ancora molto aperta, mancano ancora troppe partite per fare una graduatoria ben chiara. Insomma, il Torino deve recuperare qualcosa, mi sembra Pescara ancora c'ha quella partita da terminare, quindi è presto. Per chiudere, mister Mangia, una battuta sulla lotta retrocessione in Serie A. Ieri ci sono stati quei brutti fatti di Genoa che a questo punto rischia, con il Lecce che invece è in grande ascesa. Se il Lecce continua con questo ritmo, il discorso è aperto a molte squadre ancora. Penso che fino a 40-41 non è che puoi stare tranquillissimo ancora adesso, perché il Lecce comunque è lì e continua ad avere un ritmo molto, molto, molto forte. Bisogna vedere, penso che possa essere indicativo la giornata di mercoledì con il recupero di Lecce-Napoli, penso che sia una partita che possa dare qualche indicazione in più. Su ex Palermo che campionato sta facendo? Ha sempre detto tutti che era un anno di transizione, che sarebbe stata una stagione di transizione, mi sembra che sia quel tipo di campionato lì, una squadra che raggiungerà la salvezza e avrà fatto il campionato che bene o male ci si aspettava, insomma. Ultimissima lotta scudetto praticamente chiusa, oppure insomma il Milan secondo lei può ancora sperare di recuperare? Considerando il tipo di campionato dove non ci sono partite scontate, secondo me il Milan fa bene a giocarsela fino in fondo e a crederci fino in fondo. Chiaro che la Juventus ha un vantaggio importante, perché 3 punti più lo sconto diretto a favore a questo punto sono importanti. In più, se aggiungiamo il fatto che la Juventus mi sembra che è una squadra che sta bene e ha grande entusiasmo, è chiaro che a questo punto il pallino è in mano sua. Mister Mangia, le rubo anch'io due battute, due curiosità più che altro. Dovesse scegliere un tecnico perfetto rubando caratteristiche a qualcuno dei tecnici che vanno nella Maggiore, come dovrebbe essere composto il tecnico perfetto? Ma sulla fase offensiva penso che siamo venuti nel posto giusto per vedere qualcosa di interessante. Per quanto riguarda poi la fase di non possesso palla, ci sono tanti allenatori preparati in Italia, non saprei chi nominare o non solo in Italia, però penso che il discorso sarebbe ampio. Di sicuro dal punto di vista offensivo Zeman dà degli spunti, però sono tanti allenatori, perché anche Luis Enrique per alcune cose dà degli spunti, Allegri per altre cose dà degli spunti. Di sicuro per il tipo di gioco, per questo tipo di gioco che pratica Zeman, ha delle caratteristiche, mette in evidenza delle caratteristiche tali che sono altamente spettacolari, insomma. Veniamo con l'ultima al Pescara, e sul piano individuale ci sono 4 gioiellini, tutti e 4 in Under 21. Alcuni sostengono che le loro caratteristiche siano esaltate all'ennesima potenza dal gioco zemagnano. Lei è di questa opinione o tra questi vede qualcuno che extra 4-3-3 zemagnano è destinato a fare una grande carriera? Io penso che Pescara sia un'ottima squadra in quanto tale, con un grande allenatore innanzitutto. Poi dopo probabilmente il modo di giocare o le caratteristiche o la ricerca o le cose che questo tipo di squadra ricerca esaltano le caratteristiche di alcuni giocatori come Insigne, Immobile, Verratti, possiamo nominare tanti, insomma. Grazie mille. Grazie, mister, buon proseguimento. Vi ricordiamo, prima di concludere, che siamo in diretta live su YouTube per forzapescara.tv, sul nostro
canale è lunedì 23 aprile, ripresa degli allenamenti del Pescara dopo la straordinaria e storica goleata di Padova 1-0-6 che resterà negli annali del calcio pescarese. Quest'oggi ad assistere agli allenamenti del Delfino di Zeman ci sono i corsisti del master di primo livello, dei tecnici federali, gli allenatori del domani, insomma, tra costoro, oltre a colui che abbiamo appena sentito, Davis Mangia, ci sono Ze Maria, Dionigi, Filippini, Pecchia, Piovani e tanti altri ex calciatori di grandissimo livello. Manca quella che era ritenuta l'attrazione principale, ossia Roberto Baggio, che dopo la lezione teorica del mattino è risalito in macchina ed è tornato presso il suo domicilio. Ed allora, ricordandovi la diretta di questa sera con Gianni Lussoso, ore 20:30 su forzapescara.tv, dal Poggio degli Ulivi, Mauro Di Matteo, Massimo Mucciante, Alceto Antodonati ed il sottoscritto Luciano Rapa vi ringraziano per averci seguito e vi danno appuntamento su forzapescara.tv per tutte le notizie, i video e quant'altro sull'universo biancazzurro e non solo. Buon proseguimento di pomeriggio. Grazie.